Siamo con Andrea Segre, professore e autore di vari libri sulla questione anche dello spreco alimentare. Primo dato, a livello mondiale la produzione di cibo oggi basterebbe per sfamare tutti, solamente che abbiamo una parte industrializzata del mondo che spreca molto cibo. Di che numeri parliamo sia a livello mondiale e poi sia a livello Italia? Ma in verità diciamo non è solo la parte industrializzata, ma tutto il mondo che spreca. Se il dato che stima la FAO, un terzo di ciò che si produce non arriva alle nostre tavole. In realtà dovremmo dividere questo fenomeno, come abbiamo provato a fare negli anni, fra ciò che si perde dopo la produzione, prima del consumo, le perdite. Più tipico è il paese meno industrializzato, che non ha la tecnologia per la raccolta, la conservazione, il trasporto, rispetto allo spreco, che questo sia un fenomeno più legato ai comportamenti delle economie industrializzate, delle economie avanzate, quelle che una volta erano i paesi ricchi, adesso insomma sta ricchezza non la vedo più tanto, e dove è lo spreco, soprattutto quello domestico, che la fa, diciamo, che fa la parte del leone, nel senso che diciamo sono i nostri comportamenti sbagliati di una società forse un po' troppo opulenta che ha perso il valore del cibo. Quindi quel terzo è la somma di una perdita soprattutto diciamo nel sud del mondo e di uno spreco soprattutto diciamo nel nord, se vogliamo fare proprio una classificazione. Manifestazione appunto dello spreco zero insieme al Ministero dell'Ambiente, come funziona e cosa state facendo? Beh, intanto il Ministero dell'Ambiente ci sostiene a partire dal 2013, quindi questa campagna che è nata come una campagna privata, seppure pubblica nelle intenzioni ed è ancora sostenuta da molte aziende, imprese e associazioni, ci ha consentito effettivamente di promuovere una sensibilizzazione che vada oltre la raccolta a fini benefici, che è fondamentale e che noi continuiamo a fare come Last Minute Market, perché c'è una fascia di popolazione che effettivamente non arriva a fine mese che viene assistita, ma non risolveremo il problema della fame recuperando gli avanzi dei ricchi cosiddetti, insomma, quindi credo che la svolta sia stata proprio capire che il tema era diciamo la riduzione dei rifiuti e quindi andare verso una società sostenibile, e quindi siamo riusciti a coniugare la solidarietà, recupero con la sostenibilità, meno rifiuti, il sistema funziona.